Tutto è pronto per la prima manche della gara sulla distanza di 600 metri. Nel cielo, la pattuglia acrobatica nazionale disegna un lungo drappo tricolore, mentre il rombo dei due bolidi, pronti allo scatto, diventa assordante. Il semaforo è verde. Si parte. Due lampi. La Ferrari di Schumacher va subito in testa, mentre lo Eurofighter di Kelly accelera sotto la spinta della post-combustione. La F2003 vince al fotofinish, in 9.4 secondi, contro i 9.6 del caccia. Il Typhoon atterra, mentre Schumacher ritorna ai box per preparare la seconda sfida sulla distanza lunga di 1200 metri. Il rituale si ripete, ma non l'esito. Lo Eurofighter stravince, tagliando già in volo il traguardo in 14.2 secondi contro i 16.7 della monoposto. È quindi la terza sfida che decreterà il vincitore, quella dal pronostico più incerto, sulla distanza intermedia di 900 metri. È lo Eurofighter a vincerla in 13 secondi netti contro i 13.2 della russa di Maranello. Ma in fondo non conta il vincitore. A vincere a Grosseto è stata Vitali.